Nelle ultime ore, l'ex naufrago dell'isola dei famosi Francesco Benigno si è scagliato ancora contro Vladimir Luxuria. Ecco che cosa ha dichiarato. Dopo la sua espulsione dall'attuale edizione dell'Isola dei Famosi, i primi attacchi alla produzione del programma, la diffusione delle immagini che avrebbero portato alla sua squalifica, l'ex naufrago Francesco Benigno non si è più fermato. Nei giorni scorsi, sono stati molteplici gli attacchi e le offese rivolte a Vladimir Luxuria, arrivando persino a sfociare nella sfera privata e personale ed ironizzando sulla sua identità di genere. Ma non solo, dopo il video della conduttrice del reality di Canale 5, in cui ha affermato di non volerlo denunciare, l'attore siciliano è intervenuto nuovamente continuando ad attaccare Luxuria e a scagliarsi contro di lei. Anche ieri sera, durante la puntata dell'Isola, l'ex naufrago è intervenuto sui social annunciando un'imminente diretta su Facebook, pronto a rivelare tutta la verità. Caro Vladimiro, non starò più zitto. La bomba sta per essere sganciata, così tutti sapranno quale sia davvero la verità. Non volevo arrivare a tanto, ma dopo il video tuo finto e pieno di bugie e ulteriori offese dove hai messo in mezzo mio figlio, ora ti sistemo per bene. A stasera gli intrusi mandati dalla produzione e dal suo mondo verranno bloccati. Isola dei Famosi, Francesco Benigno rivela la verità. Nel corso della diretta su Facebook, l'attore siciliano si è nuovamente rivolto a Vladimir Luxuria attaccandola e chiamando in causa anche la sua amica nonché attrice Alessandra Di Sanzo. Ha anche mostrato una chat di WhatsApp e fatto sentire una registrazione di una conversazione che avrebbe avuto con l'amica, nella quale quest'ultima avrebbe ammesso di non aver apprezzato l'intervento della conduttrice nei confronti dell'ex naufrago. Ecco le sue parole. Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay. Troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l'odio addosso dicendo bugie. Poi ci sono questi giornaletti online che dicono che sono omofobo, che sono stato asfaltato. Ma a questi basta che gli dai 200 euro e scrivono. Io ti ho insultato? E quello che mi hai fatto tu? Io ho attaccato la tua identità? E tu mio figlio? Poi sotto quel suo video hanno commentato anche artisti più o meno conosciuti. Anche qualche amico comune gay ha commentato. Uno in particolare, che ha scritto, brava Vladimir, hai detto tutto perfetto. Questo è un truccatore che conosco, ha poi continuato. Io con Alessandra ho lavorato e le ho chiesto di interpellare Vladimiro per farmi chiedere scusa. E lei se ne è lavata le mani. Vladimiro nel suo video dice che devo la popolarità al film Mary per sempre con la trans Alessandra. Eppure sentite voi cosa dice la meravigliosa Alessandra di questa persona con quella faccia senza trucco. Hai sentito Vladimir, quante ne ha dette le tua meravigliosa Alessandra? Francesco Benigno torna in studio. Se quindi la richiesta dell'attore siciliano è quella di poter avere un confronto e una replica in televisione nello studio di Canale 5, alla luce degli ultimi avvenimenti social, Vladimir Luxuria e la produzione del programma accetteranno? Lo ospiteranno per chiudere definitivamente questo capitolo oppure no? Al momento non è chiaro, non ci resta che attendere aggiornamenti al riguardo.